Oltre Rosalza, chi si trova a transitare sulla provinciale alla volta di Piedicavallo attraversa un ponte in pietra sul Cervo che porta ad un esiguo gruppo di case, oltre le quali la strada sale verso il paese alla testata della valle. Del piccolo borgo non sfugge però la grande varietà di fiori del prato sulle rive del torrente che si immette nel Cervo. Non tutti ricorderanno che il ponte fu gravemente danneggiato il 30 maggio del 23 e che la zona fu fortemente dissestata durante l'evento del 22 settembre dell'81, che vide per l'alluvione del Chioppia la distruzione di due edifici, la forgia e una costruzione massiccia in pietra, lo slittamento della strada e la modificazione dell'alveo del torrente. Ma ciò che stupirà i più è cosa era, più di 200 anni fa, il Pinchiolo, dove la strada finiva. Un luogo di villeggiatura ben attrezzato per l'epoca e di cui non resta quasi più traccia. C'era infatti una struttura ricettiva, l'albergo Montebò, con ristorante, sala comune per le feste e il ballo e quattro stanze per gli ospiti, più una stanzetta riservata al cuoco della regina Margherita che ogni estate trascorreva un periodo di vacanza in valle. Poiché la strada terminava al Pinchiolo, c'era anche una stazione di posta per la rimessa e ricovero dei cavalli delle carrozze. Chi voleva recarsi a Piedicavallo doveva percorrere la mulattiera. Nel borgo esistevano tutte le risorse necessarie per gli abitanti ed i villeggianti: un negozio di alimentari con la concessione per la vendita di tabacchi, un macellaio, l'osteria del Montebò, un fabbro ferraio, un mulino e un secondo punto mescita. Un mondo scomparso ormai, quello del turismo tipico dell'Ottocento, quando ogni viaggio era un'avventura attraverso strade, paesi, genti e tradizioni, su carrozze trainate da cavalli. Un mondo però che va ricordato, perché è da quello che noi veniamo.